Mister Sferrazza, l'Aragona domina per lunghi tratti il Ravanusa, sbaglia due gol, non gli viene assegnato un rigore e alla fine è arrivata anche la beffa del 2-1 della formazione ospite. Sì, abbiamo peccato un pochettino perché siamo spinti un po' in avanti per cercare di vincere la gara e purtroppo abbiamo peccato in queste ripartenze e ci hanno fatto il secondo gol. Come hai visto la squadra in virtù anche del fatto che oggi praticamente la difesa era inventata? Noi sappiamo benissimo che abbiamo gli uomini contati gli uomini di qualità, perché gente che viene ce n'è tanta, però ci serve come umiltà ritornare con i piedi per terra e pensare che quello che abbiamo fatto forse è arrivato a questo punto è qualcosina in più rispetto a quello che è realmente la forza della squadra. Domenica la trasferta di Comiso, l'Aragona viene intanto da buoni risultati in campionato. No, sicuramente cercheremo di mettercela tutta, di continuare a fare dei punti importanti per ottenere intanto la salvezza, dopodiché vedremo un po' anche questi infortunati, l'infermeria come va, perché abbiamo diversi giocatori che non stanno tanto bene fisicamente, speriamo che entro domenica qualcuno rientrerà. Alessandro Avarello oggi a sostituire in panchina l'amico nostro Angelo Loggia che rimane sicuramente l'allenatore del Ravanusa, ha voluto dare uno scossone, giusto così. Intanto una buona affermazione quella di Aragona, che dà fiducia per un futuro più roseo, visto che il Ravanusa non per propri demeriti sta andando un po' maluccio. Sì, è vero, dà fiducia per i risultati delle scorse partite, quindi ci attacchiamo a questo risultato per poter proseguire, continuare a lavorare con mister Loggia, ribadisco, perché lui è l'allenatore della squadra ed è giusto che sia al suo posto. Come hai visto la partita? Penso che forse la vostra vittoria sia un tantino superiore, diciamo, a quello che è successo in campo. Ma penso che abbia vinto la squadra che ci ha creduto di più alla fine, però il pareggio ci poteva anche stare. Siamo stati fortunati, in qualche ripartenza abbiamo rischiato anche di prendere gol, però poi siamo riusciti anche a farlo. Il calcio è anche questo. Presidente Farrugio, un Ravanusa che viene da due stagioni eccezionali, dalla seconda categoria alla promozione, una partenza non certo eccezionale, però piano piano penso che la squadra vada a dimostrare, come si è visto già ad Aragona, di essere abbastanza compatta. Sì, siamo convinti che abbiamo allestito una bella squadra. Naturalmente il salto di categoria si nota e se abbiamo passato qualche momento un po' di crisi è dovuto solo a questo, perché l'impegno dello staff e dei ragazzi c'è stato sempre e ci crediamo tutti, perché noi aspiriamo una salvezza tranquilla e vogliamo continuare a portare calcio a Ravanusa, perché siamo contenti di quello che abbiamo fatto, perché c'è una città, un paese che ci segue. Un ringraziamento ad Alessandro che questi giorni ha lavorato, visto che mister Loggia aveva preso una decisione e cosa, ma speriamo e siamo sicuri e convinti che assieme alla dirigenza e tutta la squadra lui deve ritornare, perché il nostro faro è quello che è stato il protagonista di questi successi assieme a tutti.